cosa irreale, cioè senza senso, e continuare a combattere sintomi e continuare a sopprimere sintomi di queste malattie, non tenendo conto della globalità della persona e ignorando totalmente le cause delle malattie. Allora, quali sono le cause delle malattie? Beh, intanto abbiamo visto che la malattia è una benattia, ecco perché dice questo libro che ho scritto nel 2004, mi è costato 4 anni di lavoro, ci ho messo 4 anni per scriverlo, dal 2001 al 2004. Si chiama provocatoriamente benattia, significato della vita, senso della malattia e processo di autoregressione. Perché ho impiegato 4 anni? Perché ho fatto la sintesi che trovate nei libri, che trovate in bibliografia, di 80 volumi. 80 volumi che sono stati scritti da medici, da fisici quantistici, da ingegneri, da filosofi, che hanno cercato di dare un significato alla malattia, partendo, come avete visto, addirittura da economisti. Cioè, ho fatto una sintesi di un libro che si chiama Il principio Roma di René Negri, è un economista svizzero, che parte dalle leggi dell'economia per comprendere quali sono le regole fondamentali della vita per star bene ed essere felici. Ecco perché dovremmo intendere cos'è la malattia e cos'è la salute. La salute non è solo assenza di malattia. La salute significa dare un significato alla propria vita ed essere felici momento per momento, anche quando arrivano le avversità, anche quando c'è una crisi e riusciamo a trasformare una crisi in opportunità per cambiare. Allora, questo libro racconta proprio della mia esperienza nel campo delle medicine non convenzionali e cerca di dare un significato appunto alla malattia, vedendola sotto forma di benattia. Però se la malattia è una benattia, la prima cosa che devo fare è non entrare nel circolo vizioso della paura e dell'angoscia, della sofferenza e della morte. Perché la maggior parte delle persone che vengono a me in studio sono angosciate dalla sofferenza e dalla morte, anche per situazioni che non sono vere e proprie malattie. Dottore, sono qui perché ho il colesterolo. Colesterolo, meno male che ce l'hai, perché il costituente fondamentale della parete delle arterie è il costituente fondamentale della membrana cellulare. Se non ci fosse il colesterolo, non saremmo vivi. No, ho il colesterolo alto. Colesterolo alto. Quando mi sono laureato, in valori normali, nel 1984 erano 270 il colesterolo totale. Poi il colesterolo totale, i valori sono stati passati a 250, poi a 240, poi a 220, poi a 200, oggi un cardiopatico deve avere 180. Quando io abbasso i limiti, i parametri di laboratorio, faccio diventare malate le persone che fino al giorno prima erano sane. E questo è successo per la pressione, è successo per i trigliceridi, osteoporosi, è successo per tutti quelli che sono i parametri di laboratorio. Quindi attenzione perché questi sono numeri, è meglio che poi deve valutare nella sua globalità, ma come diceva un medico che mi ha detto queste cose, un medico francese, Pinot, è stato anche lui arrabbiato, però lui se la prendeva, perché oltre a dire che il colesterolo è fondamentale e continuare ad abbassare il colesterolo con le statine è un atto criminale perché rappresenta un crimine contro l'umanità, se la prendeva con i medici e c'era una produttrice della francese che diceva, noi pensavamo che stesse traducendo male, invece era proprio vero, questi medici cialtroni, ignoranti, farabutti e potenziali omicidi che continuano ad abbassare il colesterolo ostinandosi a prescrivere le statine. Ero giovane allora, erano gli anni 90, insomma, non è tanto giovane, però ho saputo che poi dopo qualche anno è stato radiato per ordine dei medici perché lui si scagliava contro le multinazionali del farmaco. Immaginate che le statine sono i farmaci più venduti al mondo. Però è chiaro che è avvenuta sicuramente nell'arco di 30 anni una manipolazione anche del pensiero medico della classe medica, perché non riesco a capire come mai nel 1984 avevo un valore di colesterolo 260, fosse dichiarato considerato normale, e oggi un soggetto che ha 260 gli vengono prescritte le statine. Ma manco che viene impostata la dieta.